Buongiorno, strozzo di voce proprio ambiguo e poco etero. Comunque, oggi, allora signori, è il grande giorno. Per fa che, voi direte, stiamo per andare all'evento organizzato da Raid. E ovviamente Snoopy non verrà e quindi adesso vuole rompere le palle come al suo solito. Sono le 8:36, io già sto in ritardo praticamente. Che poi, detto tra noi, io comunque sono l'unico coglione che può fare i vlog davanti al sole, eh. Ho dormito 3 ore stanotte, raga. Mi pare una cosa normale per uno che tra un'ora deve giocare a pallone? Secondo me, no. Inoltre, i problemi sono altri. Cioè, perché di base il mio problema esistenziale è che sto sempre in ritardo, ok? Sono un ritardatario, forse dovrei anche farci un video. Ed è una cosa di natura, cioè non si può cambiare. Voi adesso mi direte scusa, sei in ritardo, Carlotta ti aspetta, corri, no? Ma che sei scemo? Cioè, devo correre in campo, già ci ho fiato per correre dopo, mi fa cura adesso. Oh, stai bene così proprio. Fantastico. Sono già all'ingresso. Allora siamo arrivati. Questo è un calciatore. Cosa ne pensi di questa partita che ancora non è iniziata? Ciao, lui gioca, infatti sei il mister. Spero di divertirmi. Ma Vada hai una bene. faccia molto sveglia. Beh, Cosa hai fatto stanotte? Pippe. Comunque, signori, adesso raccattiamo pure gli altri, forse. Però io volevo Mi sta mostrarvi prendendo la la mano. vastità del campo. Del campo, che non è Del questo. campo Cioè, che me ne questo frega. è un cartellone. Aspetta che. Ecco, manco arrivato, manco oh. arrivato. Avete sentito qualcuno che parlava? No, non ho mai sentito, sempre io dentro i video tuoi, Cosa ha postato Raid? Gli FDP arrivano 20 minuti fa. Ma dov'è Raid? Ma a caso lui che è di Sorrento. Mi fa morire che. Ragazzi, voi dovete sapere che Raid è famoso perché lui organizza eventi e poi arriva tardi. Ciao! Allora ragazzi, noi siamo qui con Damiano Scaligi. Bella. È tutto pronto? Sì. Incredibile, tutto proprio lui. Michela Calcagno, Michela? Michela? Chi è che mi fa Michela Calcagno? Michela? Se te è incredibile. Michela! Eccola, io sono Michela. Buongiorno a tutti. E ho preso per cazzo. Io volevo dire a tutti che oggi vinceremo. Sì, ciao. Qual è la tua sensazione quando tu arrivi in un posto e uno ti piazza la telecamera in faccia? È relativamente brutto. Con una professionalità discutibile, molto discutibile, siamo dentro lo spogliatoio di Team Asturbo. Che devo fare? Che devo fare? Dai, regà, bella. Regà, va bene tutto. Ma il prete, raga, ancora non l'avevo considerato. Con gli scarpini sotto. Perché non so se è pignorante lui con scarpini e vestito da prete o io che mantroncino all'udinese. No, io voglio un per dire con le Tiger. Ciao, io sono Maduan, Freleni, vestiti, faccio il cane. E c'ha pure il foglio, raga. Importante. E quindi ti posso fare una domanda? Ma di che sostanze ti fai? Allora dipende, perché la mattina la cocaina, perché ti fa svegliare, stai meglio, capito? Stamattina per esempio, immagino. Esatto. Poi dipende, più vado avanti col giorno, più prendo cose tranquillanti, tipo canne d'erba che mi fanno viaggiare, sta bene, la paura. Regà, in questo momento siamo dentro al campo. È troppo grosso, regà. So che sembra c'è un doppio senso infinito nella mia frase, però non è quello che pensate voi, mi riferisco al campo. Buongiorno ragazzi, voi chi ti fate? Roma. Vabbè, a parte la squadra, dico Fregna de Pecora o Team Masturbo? Fregna de Masturbo. Bravissimi, bravissimi, non ho suggerito ragazzi, giuro. Saliamo a 3 like, questo Raga, video adesso io non so se Noxer riprenderà qualcosa. Noxer, se sono ancora vivo, ci vediamo dopo la partita. Ciao a tutti. Mi sono ufficialmente impossessata del vlog di Federico Marconi. Vi invito a passare nel mio canale, link in descrizione, ovviamente Federico lo metterà. Certo. Va bene! Se ci vogliamo dopo! Sì. Ale, come ti è sembrata la partita?
Non lo di che poi spoileri tutto, non si può sentire. Dammi che te l'ho detto. Non lo farà vedere. L'avevo fatto, adesso non la faccio più vedere, ho furgato figli di puttana invece di fregna di pecora. No. E invece raga, non mi avete fatto segnare. Non ho capito, non va bene. Io devo lo far segnare. Ho capito, cioè ci hanno passato due palloni in croce a me e lui, porco due. Io ho incrociato col sinistro malissimo e poi col destro però ha parato il portiere. Io ho provato tipo dei controbalzo figo, niente, una mozzarella. Solo con me ha segnato. Stavo dicendo che sono passato al canale 2 per la partita poi. Giustamente. Sai quando esce? Quando tu toccherai un pallone. Mai. A posto. Sto weekend tutti puntuali. Qui sotto poi vi dirò a schermo, non so dove cazzo di. Vabbè ragazzi, un piacere. Ciao. Arica. Comunque ragazzuoli, il video è finito. C'ho il sole in faccia, Noxer vorrebbe parlare ma non sa parlare in realtà, cioè è dislessica. Quindi, allora, chiudi il video come lo chiuderei io. Qui adesso tutto io ti inquadro, tu sei sotto pressione, non sai cosa dire. Però tu chiudi il video come pensi sia più giusto chiudere il video. Ti suggerisco, alla di. Se il video è piaciuto lasciate un mi piace. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Commentate qua sotto. Passate in descrizione per i social. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale. E poi devi dire è bella regà e metti la mano qua. Bella regà. Comunque vorrei farvi capire dove io, cioè regà, alta scuola. Grazie. Grazie a Dio per essere sempre qui con me nel bene e nel male. Ti convoco a volte ma per dei motivi non mi viene il termine, scusa.